Biancorossi di scena al Braglia contro il Modena di Tesser, sicuramente una squadra costruita per salire in cadetteria, gara giocata con coraggio e con tanta intelligenza tattica secondo me da parte di mister Guidi. Teramo che si è schierato con il solito 4-3-3, Bernardotto, Malotti e Rosso lì davanti. La cronaca si apre subito perché il Modena, Enrico, chiede subito un calcio di rigore. Da calcio d'angolo il ponte aereo, il pallone finisce nei pressi di Boua, ma come vedremo tra poco con il rallenti, il 13 del Teramo tocca letteralmente con il petto il pallone che poi lo stesso giocatore del Teramo spazza via. Tesser protesta anche con il quarto uomo, ma abbiamo potuto vedere che effettivamente il pallone è andato a sbattere sul petto. Al 25esimo l'azione più nitida della gara è a favore del Teramo, il cross al centro, la sponda di Mungo, il pallone che finisce sui piedi di Viero e la reattività di Gagno impedisce ai biancorossi di passare in vantaggio. Poi il colpo di testa dello stesso Boa finisce sul secondo palo, lo scheggia anche un attimino, ma eccolo qui il riflesso dell'estremo difensore dei Canarini che salva il risultato. Poi c'è ancora un'azione del Modena con il pallone che finisce sui piedi di un giocatore appunto di casa, ma il muro del Teramo si alza. Qui il Teramo attorno al 41esimo ci prova con Piacentini, ma il suo tiro da distanza siderale non impensierisce Gagno. Ci prova ancora la formazione teramana poco dopo, il filtrante poi girato di spalle, ancora lo scarico, questa volta il mancino finisce tra le mani di Gagno. La conclusione è stata di Azio Osmanovic. Qui siamo nel secondo tempo, proprio nel primo minuto, il pallone col destro scagliato da Rosso e preda anche qui di Gagno senza nessun problema per l'estremo difensore. Poi il traversone al centro, una mischia, il pallone che capita nell'area di rigore, lo stesso Boua che fa così le veci del difensore del Modena e spazza via. Qui elude la tattica del fuorigioco il Modena, il pallonetto con Tozzo che esce con leggero ritardo, ma il pallone per fortuna del Teramo finisce fuori, calciato da Tremolada. Ci prova ancora il Modena, ancora dalla distanza, ma anche qui Tozzo non ha problemi a bloccare l'insidia. Ancora a Modena attorno al minuto 69 il lancio lungo, Tozzo qui è incerto perché vuole bloccare il pallone, non ci riesce, poi per sua fortuna c'è un suo compagno che libera. Lotta greco-romana per Chiere Mateng che conquista questo pallone, lo appoggia a Malotti che si gira col mancino ma spara fuori. Nelle immagini inviateci dalla Lega, Enrico, non c'è una conclusione dello stesso Malotti, proprio 40 secondi dopo, pallone col mancino che fa la barba al palo. Questa invece è una conclusione di Birligea, appena entrato però il 21 del Teramo non impensierisce Gagno. L'ultima azione del match, calcio di punizione da parte del Modena, pallone che finisce 3 metri alla destra della porta di Tozzo, nessun problema. Sul fischio finale, i fischi da parte del Braglia al cospetto di un Teramo che invece ha giocato con molta intelligenza, sagacia tattica da parte di Guidi. Dato statistico, in questo girone B il Teramo è l'unica squadra che non ha mai segnato, 0 sulla casella dei gol segnati, ma Teramo che ha impedito il gol sia a questo Modena che al Siena nella giornata precedente. Ma anche oggi il Teramo è uscito tra gli applausi.